Dimmi un po', sei uno di quelli che odia svegliarsi presto, o andare in palestra, o di lavorare sodo per l'università o per il proprio lavoro? Sei uno di quelli che rimanda sempre i compiti che dovrebbe fare e soprattutto ti senti costantemente come se non avessi raggiunto nulla nella tua vita? Se hai risposto di sì anche solo ad una di queste domande, probabilmente sei un pigro e un procrastinatore privo di ogni motivazione. Oggi voglio smettere di parlare di crescita personale, di marketing, di business e voglio parlarti francamente e dirti le cose come stanno. Tutti, nessuno escluso, vogliono diventare ricchi, avere una bella vita, avere un bel fisico e vivere con il partner che amiamo. Ma il vero problema è che viviamo in un'epoca chiamata dagli esperti l'epoca della gratificazione istantanea. Vogliamo ottenere subito il consenso degli altri. Vogliamo arricchirci nel minor tempo possibile e andare a letto con una bella donzella senza nemmeno doverla conquistare. Ci basta un click. Tutto questo in qualche modo ci sta uccidendo e ci sta rendendo pigri. Ed è il motivo per cui faccio questi video, perché voglio che passi un messaggio chiaro. Voglio motivarvi a fare di più, perché si può fare di più. Lo so perché mi è successa la stessa cosa che vi sto per raccontare in questo video e voglio passarvi un piccolo insegnamento che ho appreso negli ultimi anni. Per molto tempo ho pensato di essere un procrastinatore che non avrebbe ottenuto nulla nella vita, nella scuola, nel lavoro, nel campo finanziario. Ero il classico studente etichettato con "è intelligente ma non si impegna". E a furia di sentirmelo dire, mi stavo facendo trascinare verso il basso da questa mentalità mediocre e agivo come un mediocre. Quanti di voi si sono sentiti etichettati in un certo modo e si sono portati quell'etichetta per tutta la vita? E guardatemi adesso, passare da lo studente che non si impegna a imprenditore con un'azienda da oltre 500.000 di euro. Quella mentalità mediocre stava facendomi fallire persino ai tempi dell'università. Fin quando non si è presentata un'occasione più unica che rara. Era un'opportunità incredibile di studiare in America e questo in qualche modo mi spaventava, ma allo stesso tempo mi ha entusiasmato. E non so perché quell'entusiasmo non aveva nulla a che fare con la scuola. Aveva più a che fare con il mio futuro e con quello che molti esperti di questo campo chiamano uscire dalla propria zona di comfort. Sentivo dentro di me che quella scelta era importante per cambiare per sempre la mia esistenza. Uscire da una situazione di pigrizia e agire nel modo corretto. Quando mi si è palesata questa offerta ho iniziato a pensare ai mega fast food americani, di andare a guardare uno dei mega match di baseball, oppure di andare a fare festa nei college in pieno stile American Pie. Dopo un po' di documenti e scartoffie firmate, sono stato selezionato per una città precisa, Kansas City. Era proprio quel tipo di città che stavo cercando, la vera America. Le classiche zone in cui c'è la villetta col giardino e il proprietario che fa barbecue con il proprio cane e i propri figli che giocano in questo prato verde. Nella mia mente andare a Kansas City sarebbe stata la cosa migliore per uscire dalla mia zona di comfort ed abbattere questa dannata procrastinazione che mi portavo da anni con me. Preciso un piccolo dettaglio, non spiccicavo nemmeno una parola d'inglese. E fu lì che incontrai la prima difficoltà. La difficoltà che poi mi ha fatto superare, mi ha fatto switchare quella che tutti viviamo come pigrizia. L'università dove ero stato selezionato, la UMKC, non so per quale motivo era una di quelle più scelte dagli studenti internazionali. Quindi ci sarebbe stata una certa concorrenza. E ho scoperto che per accedere definitivamente bisognava fare un test di selezione proprio in lingua inglese e bisognava prendere un voto alto. Solo 15 studenti venivano selezionati in tutto il mondo per accedere a quella classe e io dovevo essere nell'1% di tutti quelli che provavano il test. Quindi io, pigro e procrastinatore, senza spiccicare una parola d'inglese, dovevo competere con tutti gli altri studenti che magari erano più motivati di me. Appena ho saputo questa notizia, il giorno esatto, ho iniziato a studiare. Studiare molto, moltissimo, come non avevo mai fatto in tutta la mia vita. Ero motivato a voler andare in quella città, ero motivato ad entrare in quella classe, volevo essere uno di quei 15. Da quel preciso momento ho iniziato a prendere in mano la mia vita, ho deciso di agire. In quella piccola scelta di studiare inglese ho switchato il mio mindset.
Ovviamente, per chi segue questo canale sa che sono entrato in quell'università. Ho abbandonato la mia zona di comfort da Napoli, mi sono trasferito in America per un semestre. In quel preciso momento stavo aprendo il mio canale YouTube e a cascata, scelta dopo scelta, la mia vita è cambiata. Ho iniziato a lavorare con i social. Ho iniziato a fare il marketer, che è sempre stato il lavoro dei miei sogni. Lavoro con le migliori aziende al mondo e ho fondato un'azienda da oltre 500.000 di euro e ora investo in altre aziende. Immagina passare dalla tua condizione di pigrizia e procrastinazione a realizzare ogni tuo sogno. La parola magica in questo caso è agire. La prima ragione per cui sei ancora povero e sei nella condizione in cui sei, perdonate la franchezza, è perché non riesci a guardarti allo specchio e a dirti le cose come stanno. Non riesci ad essere onesto con te stesso. Guardati allo specchio, abbandona il tuo ego, il tuo narcisismo e inizia a dirti cos'è che non va nella tua vita. Cosa vorresti cambiare? Perché non hai soldi in banca? Perché non riesci a superare quel dannato esame universitario? E perché non stai vivendo la relazione d'amore dei tuoi sogni? La risposta è semplice: perché non agisci. Aspetti che le scelte degli altri ti piovano addosso. Per esempio, con internet chiunque di voi può crearsi un proprio lavoro, può rimpolpare il proprio conto in banca. Basta agire, basta scegliere. So che sto semplificando la cosa, ma è così. Agire, scegliere per se stessi in base alle proprie propensioni, in base alla propria motivazione. Cos'è che ti motiva di più? Se stai guardando questo video in questo momento, probabilmente hai una connessione ad internet e uno strumento per essere su internet. E su internet possiamo trovare tutte le informazioni che vogliamo per realizzare quello che è il nostro sogno. Possiamo metterci in mostra. Immagina di voler fare il cantante. Inizia ad esporti su uno dei social media: TikTok, Instagram, YouTube. Vuoi fare l'imprenditore? Inizia a documentare il tuo viaggio qui su YouTube, proprio come ho fatto io. Inizia a documentare le tue competenze e trova i primi clienti. Qualsiasi cosa tu voglia fare, basta agire. Gli anni prima di andare a studiare in America, quando preparavo gli esami universitari, avrei fatto qualsiasi cosa pur di procrastinare. Non volevo studiare e trovavo mille distrazioni. Perdevo tempo a cazzeggiare, a non fare nulla, a procrastinare, piuttosto che studiare quei mattoni universitari. Il motivo di fondo è perché odiavo la scuola. Ma in quello stesso periodo avrei messo tutto me stesso nella creazione di pagine Instagram. Mi ero appassionato, creavo pagine Instagram e in qualche modo le monetizzavo. Spendevo ore e ore di ricerca online su come creare contenuti, come far crescere i followers su quelle pagine, come monetizzarle con gli e-commerce o con la vendita di pubblicità. Ero veramente fissato. E allora mi sono fatto delle domande. Se sto procrastinando sugli esami universitari e non sto procrastinando per fare social media marketing, c'è un motivo di fondo. Mi sono iniziato a fare delle domande. Anche perché per fare business online avevo una certa propensione. Addirittura ad un certo punto una di queste pagine Instagram è cresciuta così tanto che ho attirato l'interesse di diversi imprenditori e uno di questi ha deciso di investire in un mio progetto. Io non avevo soldi, avevo soltanto delle idee e la motivazione per farlo, e lui ha investito in un mio progetto ed è così che è iniziata la mia carriera imprenditoriale. Ho agito, ho attirato clienti, ho attirato investitori e il dado è tratto. Ovviamente non lo dico per vantarmi. Lo dico per sottolineare che quando si trattava di scuole e università ero davvero pigro, ma quando si trattava di smanettare sui social era palesemente l'opposto. Quindi la domanda "come posso smettere di essere pigro" non è un'ottima domanda da porsi. Una domanda migliore da porsi è: perché mi sento pigro? Il motivo per cui mi sentivo pigro ed il motivo per cui la maggior parte delle persone si sente pigra e perché sta facendo la cosa sbagliata. Perché stai seguendo un modello preconfezionato dove vai a scuola, prendi degli ottimi voti e trovi un lavoro sicuro. Probabilmente stai studiando qualcosa che ti è stata imposta e che non ti piace. Oppure stai facendo il lavoro sbagliato che non ti si addice e non ti motiva. Dopo aver visto questo video, ogni volta che ti sentirai pigro dovrai porti delle domande. Dovrai dirti perché sei pigro in quel momento. Guardati allo specchio e sii onesto con te stesso. Perché non riesci ad agire? Cosa c'è che non va? Prendi appunti su te stesso, analizzati, scrivi quello che non ti motiva e scrivi quello che ti motiva. Cosa vorresti fare realmente nella tua vita? Come vorresti guadagnare i soldi? Ci sono miriadi di metodi oggi grazie ai social media. Il bello dell'online è che puoi trovare la tua dimensione.
e su questo canale vi ho spiegato tantissime volte come sfruttare i social media e come sfruttare il social media marketing per esporsi, per crescere e per fare soldi. Io per esempio, grazie alla motivazione ottenuta da quel viaggio in America, ho capito che nella mia vita avrei voluto fare marketing, e soprattutto perché l'azione di imparare l'inglese e superare quel test mi ha fatto capire quanto io valessi realmente, perché non valiamo come veniamo etichettati dai professori, dai maestri, dai nostri insegnanti. Noi possiamo cambiare la nostra vita se solo lo vogliamo. Io per esempio ho battuto la mia pigrizia agendo e continuo a farlo ogni giorno. Per esempio nel mio campo ci sono tanti competitor, ci sono tante agenzie di marketing, e quando sento che c'è un competitor che fa più di noi, io lo vedo come un motivo per agire meglio, per fare di più, per battere quel competitor, perché io ho sempre voluto essere tra quei 15 studenti che superavano il test, e ancora oggi voglio essere tra quei 15 studenti che fanno più soldi. Quindi se vuoi fare soldi nell'epoca in cui viviamo, trova online il metodo che più ti si addice, quello che più ti motiva. Viviamo in un'epoca meritocratica. Io vengo da un piccolo paesino di provincia di Napoli e oggi vivo a Milano, ho una bellissima azienda perché me lo sono meritato. La meritocrazia è alla base del web, è alla base dell'online. Se tu realmente vuoi qualcosa, puoi ottenerla se agisci nella maniera corretta. Se invece aspetti pigro, nella cameretta, sul letto, che qualcosa ti piova addosso, difficilmente otterrai risultati nella tua vita. Quindi se vuoi fare realmente soldi nella tua vita, trova il metodo che più ti si addice e che ti dà gli stimoli giusti. Apprendi da chi ha già raggiunto i tuoi risultati e non per forza devi pagare, basta cercare un canale come il mio per trovare gli stimoli giusti. La maggior parte delle persone è ancora in una condizione precaria perché subisce le scelte e le azioni degli altri. E non diventerai mai ricco nella tua vita se non crei qualcosa che il mercato consuma. Perché la maggior parte delle persone, per esempio, resta povera perché non crea nulla e semplicemente consuma. E non diventerai mai ricco nella vita finché non crei qualcosa che il mercato consuma. Che sia un servizio o che si tratti di un prodotto, qualsiasi cosa sia, agisci e crea valore che altri consumeranno in cambio di denaro. E questo vale soprattutto per l'online. In questo momento, mentre tu stai guardando questo video, per esempio, ci sono centinaia di persone che stanno consumando i miei video, stanno acquistando servizi dalla mia azienda o stanno comprando dei prodotti di qualche mio brand online o offline. Ho agito, ho creato valore e il mercato mi ripaga con i soldi. Ma se non agisci combattendo la tua pigrizia, non creerai mai valore. Ricorda sempre che fare soldi è un'azione, mantenere soldi è un comportamento, ma far fruttare i tuoi soldi è saggezza. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile a motivarvi. Se vi piacciono questi video e volete altri video al riguardo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su YouTube. Ciao ragazzi.